queste opere nascono come calchi, come esperimenti, a cominciare dal 1966, quando ero studente appunto all'Accademia di Belle Arti. Prima avevo cominciato a fare dei calchi per una mostra provocatoria che si chiamava Sorrisi, ed erano calchi di denti, di protesi dentarie, di strutture che usano gli odontotecnici. Un carissimo amico odontotecnico mi aveva spiegato e insegnato con i vari materiali come si calcava appunto la bocca, e da lì ho cominciato. Sono opere tutte da completare perché sono nate appunto negli anni 70, molti calchi di queste sono dal 68 al 70 e anche dopo, erano iniziate come esperienza di calco sul corpo femminile. Stanno diventando nel tempo, perché io sto lavorando a 10 opere contemporaneamente, perché prima mi sono dedicato a installazioni, a performance, ad attività parallele, nel riprendere di nuovo la scultura sto trasformando quella esperienza del calco in vere e proprie sculture, e in modo particolare alcune di queste opere sono donne metamorfizzate, diciamo.